De grootste kampioenen zijn naar de ronde gekomen, ook de buitenlandse. Ze werden allemaal door de ronde aangetrokken. Sommigen werden door de ronde gereveleerd. En dat was zeker het geval met de Italiaan Fiorenzo Magni, die zich in de ronde met blijvende roem overlaadde door 3 maal te winnen. Io ho vinto il primo giro di Fiandre, mi sembra nel 49. 49, non avevo fissato l'albergo. Quando sono andato a Bruxelles per andare a Ghana, c'era il treno con la bicicletta. E dopo la stazione ho guardato un albergo e ho visto un albergo piccolo. Ecco la fortuna. E questo albergo era del famoso campione belga che vinceva le 6 giorni in America, De Betz, se non ricordo bene, che mi hanno accolto come un figlio. E tutti e 3 anni io sono stato lì. Sono andato così all'avventura, senza prenotare l'albergo, senza, insomma, così. Si usava fare certi impegni, perché la mentalità era quella di dovere. Venivamo dalla guerra. Il primo anno non avevo neanche la macchina a seguito, sono andato come isolato. E lì in albergo è venuto un signore, un meccanico, io sarei felice di vederlo ancora, che mi ha detto: io vengo, gli do una borraccia di tè caldo. E infatti dopo 100 chilometri, io avevo fissato dopo il muro di Grammont, e ho preso la borraccia e mi è servita molto questa borraccia di tè. E sentivo la gente che parlava francese, c'est le même, lo stesso. E io mi incoraggiavo a questo c'est le même. È stato il Giro delle Fiandre, per me è stato il lancio, la definizione di un atleta, perché andare in Belgio la prima volta uno può vincere, la seconda è già più difficile, ma la terza è quasi impossibile coi belgi allora, incredibile. Anche adesso io dico: ma forse c'è un errore, forse era un altro. E no, ero io. Ho scoperto che potevo essere un fiammingo, forse più forte di un fiammingo. Il pavé per me era come andare su la strada asfaltata, quasi, insomma. Quando c'era il pavé ero sempre attacco, sempre... È stato un giornalista italiano che ha messo il leone, il leone delle Fiandre. E questo nome mi piace, Non il leone, leone con delle Fiandre. Adesso io potrei andare ad allenarmi, che non ho niente, sono un leone, non il leone delle Fiandre, leone. Mi sento forte, però sono piedi per terra. Sicuramente tutti i record sono fatti per essere battuti, e anche il mio delle 3 consecutive arriverà un giorno che sarà battuto, e io non sono geloso, sono contento che sia un altro. Ci vuole caratteristiche un po' particolari per andare a lottare con i veri leoni delle Fiandre.